mezz'ora alla fine della partita, ma non è mai detto. Nastro troppo lungo di Poli. Il Mica stasera non è in serata. Quando non è in serata, non è in serata. Una sera ne mette 8, la sera che non entra il primo, si deprime, si sparerebbe nei coglioni, ma non riesce proprio a buttarne dentro uno. Vorrebbe essere ad Auschwitz a visitare il campo di concentramento per potersi un po' tirare su di morale. Il Bari anche lui sta veramente dipingendo calcio. Stasera c'è ancora tempo, ma qualche uomo Sky si potrebbe già essere. Sì, hai ragione Massimo, c'è qualche uomo Sky che potrebbe anche essere, che si potrebbe vedere, perché già lo Zar e anche Poli e Baresi stanno veramente giocando bene. Va bene, ma vaffanculo zio, non ci interessa un cazzo della tua opinione. Statene pure zitto che andiamo avanti a giocare, grazie. E adesso Antor che rinvia. Grandissimo stop del Mica, però se la deve alzare. Possibile che non giochi mai con la palla a terra, ma per quale cazzo di motivo se la deve sempre alzare? Non si capisce, eppure lui se la alza. Perché? Perché è così. Tarzan sbaglia completamente la misura del pallone, del lancio. E fuori di poco, sembrava quasi gol, fatto una gran parata Jovetic, un tuffo era nel 7. Ma per Zico tanta crema di Fissan e solo un calcio d'angolo, che ora prova a rifarsi, ancora calcio d'angolo. Ora guardo bene io queste cose qua, queste trattenute, le fischio. Perché è l'ora di finirla. Guardate lì come si tengono. E non finiamo più qua con le rimesse laterali. Michel in ripiegamento difensivo perché tutti i suoi compagni sono in avanti. Michel praticamente che è un po' l'Armin Zögler del venerdì, se così si chiama quello che ha vinto lo selettino, le Olimpiadi, che ha preso il bronzo alle Olimpiadi, che ha fatto 6 Olimpiadi a 525 anni e punta agli europei e mondiali del 2046, che poi tra l'altro non è neanche italiano, parla con un accento da caccaro tedesco, da crucco, che bisognerebbe levargli la cittadinanza italiana, e invece noi gliela lasciamo perché noi siamo molto magnanimi e perché ci porta le medaglie a casa. Maresi agisce con calma, giustamente, tanto il tempo passa. Un altro che non c'entra un cazzo con l'Italia, almeno con la nazionale olimpica degli sport invernali, è Campreani. Qualcuno mi sa dire che fine ha fatto Campreani, il mitico Campreani, quello che sparava col fucile, che ha vinto l'oro e che per un periodo non si parlava d'altro, specialmente con lo Zar che era suo idolo, suo Campreani, che poi quando questi sport minori finiscono non se li caga più nessuno e finisce che non li guarda più nessuno. Ed è anche un po' triste perché sarebbe bello che ci fossero un po' tutti gli sport, ad esempio anche le freccette. Io ho visto le freccette ed è stata una cosa molto divertente l'altra volta col commento di Luca Franchini, bellissimo numero del Mica intanto qua, altro che le freccette. E Poli che riparte, adesso ci scappa un calcione, perché adesso cominciano ad essere stanchi e quindi è anche giusto che ci scappi un po' un calcione. Baresi si è succhiato via il Mica come la granita siciliana in fondo al bicchiere, con una specie di doppio passo che neanche Cristiano Ronaldo. E adesso ci prova lo Zara e ci va vicino, soltanto che lui, a differenza, ecco vedete, questa è una cosa fondamentale nel calcio, quello che avete visto prima è un dribbling, ovvero salta secco l'uomo Baresi, lo lascia sul posto e poi continua l'azione. Quello che ha fatto lo Zara adesso non è un dribbling, quello che ha fatto lo Zara adesso è un allargarsi
quindi allargare il pallone per trovare lo spazio per poi andare a tirare, ma la posizione del pallone è sempre la stessa, quindi non è un dribbling e non si può definire un dribbling, tutto lì, punto, basta, se vuoi capire di calcio. Se non capiamo un cazzo di calcio, allora andiamo avanti. E questo ad esempio è calcio, perché a momenti con un tiro forte di Tarzan la metteva di tacco Zico e sarebbe stato grande calcio, non solo calcio. Mentre invece quello che fanno Baresi e intanto ha segnato Krajcek, quello che fanno Baresi e lo Zari in quei casi lì, quando si allargano e lo mettono dentro, non è niente, non è niente, non è niente, anche se prima Baresi ha dipinto calcio, perché comunque la tattica ce l'ha. Comunque 5-1. Adesso? Ah. No, 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 devo uscire. Calcio d'angolo del nostro grande Banfer, che ricordiamo, perché questo va ricordato, il 25 di maggio il nostro Banfer tornerà a calcare il prato del Ferraris per giocare il derby del cuore, quindi se fossimo in tanti quest'anno sarebbe...